Si rientra in studio all'interno del Fit and Morning insieme al risveglio muscolare con il nostro Pierluigi De Pascalis, con il quale ci colleghiamo subito. Ciao Pierluigi, benvenuto, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno, ben ritrovato. Allora, l'attività fisica, Pierluigi, protegge il cervello, diciamolo. L'attività fisica non smette mai di stupirci, esatto, arriva dalla Università della Georgia la conferma su questo tipo di beneficio su quelle che sono le attività cognitive del soggetto. Lo studio è stato pubblicato su Sports Science for Health ed è stato condotto su circa 51 persone ormai di una certa età che naturalmente sono state sottoposte ad una serie di test. Cosa emerge? Emerge che purtroppo quelle che sono le nostre attività cognitive con l'avanzare degli anni cominciano un po' a venire meno. Questo accade perché il nostro cervello è una struttura estremamente complessa, fatta di più reti, e queste reti non sono tutte contemporaneamente attive. Quindi quando il soggetto fa attività fisica se ne attivano alcune, quando un soggetto è in una condizione di riposo se ne attivano altre. Quello che è importante è la modalità con le quali queste comunicano tra loro, perché più è efficiente più il soggetto poi sarà a sua volta efficiente nella vita, nei ricordi, nell'attività fisica, in tutte quante quelle che sono le funzioni cognitive. Ma meno attività noi svolgiamo e meno queste connessioni restano efficienti. Per fare un esempio che può apparire un po' banale, è un po' come un sentiero di montagna: più spesso noi lo calpestiamo e quindi ci addentriamo per questo sentiero, più resta pulito, più è facile poi e agevole individuarlo e percorrerlo. Se noi invece per tanto tempo non ci andiamo bene, le erbacce, gli arbusti cominceranno a coprirlo e sarà sempre più difficoltoso riuscire a svolgere questo tipo di camminata, se vogliamo. Ecco, l'attività fisica è proprio la strategia alla base per mantenere tutto quanto pulito e anche efficiente. Del resto è anche quello che accade al corpo, giusto? Il meccanismo è il medesimo. Esattamente, il processo è assolutamente uguale, anzi proprio a tal proposito anche qui abbiamo una ricerca relativamente recente dell'Università di Leeds che fa evidenziare perfino la disattivazione di una proteina segnale. Si tratta di una proteina che è in grado di inviare un input affinché si formi una nuova rete, in questo caso di tipo vascolare, quindi capillari sanguigni che irrorano le nostre strutture muscolari, e maggiore è questa rete, più è efficiente, naturalmente più semplice sarà per il muscolo riuscire a sostenere un impegno, e in questo caso un impegno di natura fisica. Meno ci alleniamo, meno sarà efficiente anche questa rete capillare, di conseguenza l'insorgere della stanchezza tenderà a giungere prima, e quindi si innesca un circolo, in questo caso di tipo vizioso, perché io poi mi sento più affaticato e meno favorevolmente riesco ad allenarmi. Per i nostri amici che eventualmente fossero curiosi e volessero approfondire, lo studio è stato pubblicato sul Journal of Clinical Investigation e va a vedere come peraltro basterebbe anche solo 10 settimane di attività, 10 settimane di lavoro per riuscire a migliorare tutti quanti questi aspetti. Del resto già conoscevamo il fatto che l'attività fisica è importante sul fronte vascolare, e qui in realtà tornerebbe anche per quanto riguarda il fattore neurotrofico collegato al cervello, ma nello specifico adesso conosciamo qualcosa in più perché abbiamo individuato la proteina responsabile. Grazie per Luigi De Pascalis che torna con noi nel mese di giugno. Daremo il via all'estate insieme. Un abbraccio. Un abbraccio, alla prossima.